またおはようって言って、また夢を見せて、今日も元気で過ごせたらいいよね。こんなに単純で当たり前なことが本当は一番見失いがちだからね。目を開けたまま見る夢、知らない明日へ運ぶメリーゴーラウンド。君と肩を組んで、君と手を繋いで、恋人だったり友達でいたいから、おはようって言って、また夢を見せて、自然なその生き方でいいからさ。Tu sei una faccia nuova. Mi chiamo Canaria, signorino Killua. Ti regalo questo. Non deve far niente del genere. Non posso assolutamente accettare. Ma ti ho detto che è un regalo. Non posso. Non posso. Non posso. Mi accontento del pensiero. Non posso. Sono davvero desolata. Io sono solo una domestica. Io sono solo una domestica. Chi sei? Io sono Gon. Sono venuto qui per incontrare Killua. Le persone che sono con me sono Leorio. Ehi là! E Kurapika. Abbiamo preso questo sentiero per raggiungere la... Andate via. Oh? Siete in una proprietà privata. Non potete entrare senza permesso. Ehi, guarda che ti abbiamo soltanto detto i nostri nomi. L'educazione vorrebbe che ti presentassi anche tu. Non ho mai manifestato alcun interesse nel conoscere i vostri nomi. Cosa? Come ti permetti? Smettila, Leorio. Cerca di mostrare un po' di maturità. Beh, d'accordo, però... Ve lo ripeto nuovamente. Andate via da qui. Vi trovate nelle terre che appartengono alla famiglia Zoldyck. Non potete entrare senza permesso. Abbiamo anche telefonato. Sia io che i miei amici siamo entrati attraverso la porta del test. Il signor Zeburo e il signor Siquanto ci hanno detto di proseguire per questo sentiero. Non significa che abbiate ricevuto dai domestici il permesso di entrare nel parco. E allora spiegami tu in che modo possiamo ottenerlo. Ho detto che ero un amico, ma purtroppo non è servito a niente. Chissà, non ne ho idea. Ah. Non conosco casi in cui sia stato dato il permesso. Quindi non ci resta che entrare senza, giusto? Temo proprio che sia così. A ogni modo... Perdono la vostra violazione di proprietà fino a qui, ma se oltrepasserete questa linea userò la mia abilità per punirvi. Gon! Ora lasciate fare a me. Maledetto! Cosa credi di fare? Che cosa? Come d'avvertimento l'ho punito per aver oltrepassato la linea. Mi stai dicendo che non ti ritieni colpevole di quello che hai fatto? Più che avvertirvi non saprei cosa fare. Se la metti in questo modo... Non essere avventato! Non mi farò alcuno scrupolo! Siccome è solo la prima volta, il mio è solo un avvertimento. Ma ricordate, non vi sarà una seconda. Non oltrepassate questa linea.
Che razza di donna! Non dovevi lanciarti contro di lei a quel modo. Che vuoi farci? Sfortunatamente non ho il tuo sangue freddo, Kurapika. Gon, ho avuto l'impressione che lei si sia trattenuta. Hai avuto la stessa sensazione? Sì, credo che non abbia usato nemmeno la metà della sua vera forza. Che cosa hai detto? Non ci ha colpiti con tutta la sua forza! Se fosse stata davvero intenzionata a eliminarti, avrebbe potuto semplicemente trafiggerti col suo bastone. Invece ha preferito fermarsi, lanciandoci un nuovo avvertimento. Mi chiedo perché. Il signor Siquanto mi ha raccontato una cosa. Alcuni anni fa, un Blacklist Hunter venne qui con 100 uomini al suo seguito. Tutti loro, nessuno escluso, morirono prima di poter raggiungere la residenza. È stata quella ragazza da sola a eliminarli. Gon! L'hai affrontata pur sapendo il rischio che stavi correndo. Non posso davvero crederci. Per venirti dietro e sperare di uscirne indenni, bisognerebbe almeno avere 10 vite. A questo punto non ci rimane che provare a sfidarla di nuovo, no? Ehi, aspettate un momento. Non vedo affatto la necessità di prendere una strada che ci conduce dritti dritti a un mostro. Perché piuttosto non passiamo oltre scavalcando quella recinzione? È un'opzione che escluderei. Come nel caso della porta del test e di Mike, è lecito supporre che anche in questo frangente, se non si segue la giusta procedura, ci si possa ritrovare ad affrontare situazioni ben più spiacevoli. La cosa più intelligente da fare sarebbe pensare a una tattica per vincere l'avversario ed evitare di prendere scappatoie che potrebbero essere fatali. Scusa se non sono così intelligente. Deve essere per questo che il signor Zeburo ci ha indicati questo sentiero. Sì, deve essere così. Allora hai già pensato al piano da seguire? Ehi! Beh, per il momento propongo di provare a parlarle di nuovo. Quello che faremo verrà deciso di conseguenza. Ah, non c'è altro da fare. Andiamo. Non posso. Mi accontento del pensiero. Non posso. Sono davvero desolata. Che cosa ti succede, Gon? Laggiù. Quello è di Killua. Deve essere successo qualcosa qui. Sì. Mi è difficile pensare che Killua l'abbia semplicemente lasciato qui. Incapaci a rassegnarvi, siete venuti a farvi battere di nuovo? Non è come pensi. Noi non abbiamo la minima intenzione di combattere contro di te. Siamo venuti solo per incontrare Killua. Posso comprendere quanto ti sia difficile crederlo, ma noi tre siamo dei cari amici di Killua. Ci conosciamo dall'esame per diventare Hunter. Non ha importanza. Quale che sia la ragione per cui siete venuti, non ha alcuna importanza. Io mi limito a obbedire agli ordini dei miei padroni. Niente di più. Ma perché non la pianti? Se ti comporti così, tra te e Mike non c'è molta differenza. Esattamente. A questo punto... La prima volta era un avvertimento. La seconda farà sul serio. Sì, ho capito. Quello skateboard è di Killua, vero? Sì. Puoi spiegarmi perché adesso si trova lì? Mi è stato dato dal signorino Killua. Ti è stato dato da lui? E per quale ragione? Non c'è una ragione particolare, mi è stato dato e basta. Mi dispiace, ma lo ritengo piuttosto improbabile. Killua non si è mai separato da quello skateboard per tutta la durata dell'esame per diventare Hunter. Se la metti sul piano affettivo, ti informo che il signorino vi era molto più legato quando era piccolo. Resta comunque il fatto che Killua ci tenesse moltissimo a quello skateboard. Per questo mi riesce impossibile pensare che l'abbia lasciato con tanta leggerezza a qualcuno. Come ha già detto Gon poco fa, noi non abbiamo alcuna intenzione di combattere contro di te. Però sappi questo. Se dovessimo scoprire che è successo qualcosa per cui Killua è stato costretto ad abbandonare il suo prezioso skateboard e che tu sei in qualche modo coinvolta in questa brutta faccenda... Che cosa succederebbe? Che nemmeno noi ci faremo degli scrupoli. In altre parole, il discorso della seconda volta vale anche per te. Senti, è proprio vero, è stato Killua a lasciarti quello skateboard. Sì, è così. Dici sul serio. Che tu creda o meno alle mie parole, per me non fa la benché minima differenza. Se non ti dispiace, vorrei accertarmene. Accertartene? E dimmi, in che modo pensi di farlo? In questo modo.
Si è trattenuta di nuovo. Non avevi detto che non ci sarebbe stata una seconda volta? Ho semplicemente fallito, poiché voi tutti avete dei riflessi eccezionali. Mi auguro che ora abbiate capito. Questo è un luogo in cui voi non avete il permesso di entrare. Andate via. Non c'è dubbio che si sia trattenuta. Già, la sua forza è indiscutibile. Quale sarà la ragione che spinge un abile combattente come lei a essere indulgente? Se riuscissimo a scoprirlo... Ci apriremmo una breccia per passare? Esatto. Ma sei davvero sicuro che ci sia qualcosa dietro? Guardala bene, ha una faccia talmente antipatica. Se si dovessero giudicare le persone solo in base all'aspetto, mai e poi mai io avrei compreso la ragione per cui tu volevi diventare un Hunter. Leorio, Kurapika, vi chiedo di non intromettervi. Lasciate fare a me. Ma, Gon! Quella donna ha colpito una persona che non si difendeva senza battere ciglio. Questo non mi piace per niente. Non posso competere con lei, ma non avrò pace finché non l'avrà pagata. Adesso smettila, per favore. Non venire avanti. F-
Fermati, è ora che tu rinunci, è tutto inutile. Ormai dovresti averlo capito. Non riuscirai mai a oltrepassare questa linea. È impossibile. E perché voi non fate qualcosa? Non siete forse suoi? Tu, chi sei? Prima, quando te l'ho chiesto, non hai risposto. Allora vorrei che me lo dicessi. Tu chi sei? Io sono un'apprendista domestica al servizio della famiglia Zoldyck. Non ti ho chiesto questo. Voglio sapere il tuo nome. Io sono una domestica. Anzi, sono solo ancora un apprendista. Non mi è stato ordinato di dire il mio nome. Però non ti è stato nemmeno ordinato di non dirlo. Te lo chiedo un'altra volta. Tu, come ti chiami? Mi chiamo Canaria. Ah, sì. E così tu sei la signorina Canaria? Ti ho risposto, quindi andatevene, per favore. Signorina Canaria? Sì? Noi siamo venuti a incontrare Killua. Potresti permetterci di passare? Il signorino Killua è un importante membro della famiglia Zoldyck. La gente comune non può entrare in contatto con lui tanto facilmente. Persone come voi non hanno né il diritto né i requisiti necessari per poter diventare suoi amici. Non c'è bisogno di queste cose per diventare amici. L'ho detto anche al fratello maggiore di Killua. Diritti e requisiti non c'entrano con l'amicizia. No, ti stai sbagliando. Qui le cose funzionano così. Le parole piene di ottimismo e di ideali non hanno valore. Ognuno ha le proprie convinzioni, così come per tutti esistono recinzioni oltre cui non si può andare. Per questo proteggo questo luogo. Non entrate senza permesso in casa d'altri, non imponete la vostra opinione in modo egoistico. In questo posto le cose stanno così. Signorina Canaria, non avvicinarti. Io penso che se Killua ti ha regalato il suo skateboard, debba volerti molto bene. Questo significa che tu sei una sua amica, non è forse così? Siccome sei un'amica di Killua, hai capito che anche noi tre lo siamo. Per questo sei stata indulgente con noi. Ti sbagli. Io non sono un'amica del signorino Killua. E poi, anche quello skateboard, in realtà non è stato un suo regalo. Quel giorno... Lo skateboard gli è semplicemente caduto e io l'ho raccolto di mia iniziativa. Io sono semplicemente un'apprendista domestica. Di conseguenza non mi è concesso nemmeno pensare di diventare amica di uno dei miei padroni. Perché siete socialmente diversi? Esatto. Io sono uguale a Mike. Una creatura che vive per obbedire agli ordini dei suoi datori di lavoro. Perciò... Tu chi sei? Io sono Gon, Gon Freaks. E sono un amico di Killua. Sono venuto qui apposta per incontrarlo. E tu? Sono una domestica. Un'apprendista domestica al servizio della famiglia. Sei la signorina Canaria. Domestica o non domestica, resti pur sempre la signorina Canaria. Hai stabilito di tua iniziativa di tracciare una linea che non vuoi oltrepassare, nascondendoti dietro la scusa di essere una domestica. Perché ti preoccupi tanto del tuo stato sociale? Perché è questa la regola qui. Solo perché è la regola. Esatto. E che mi dici di Killua? Eh? È stato Killua a dirtelo. Ti ha detto che la regola impone che voi due non diventiate amici perché sei una domestica. Tu sei una faccia nuova. Mi chiamo Canaria, signorino Killua. Canaria, hai detto? Allora ti regalo questo. Non deve far niente del genere. Non posso assolutamente accettare. E perché? Che cosa c'è di male? No, non posso. Mi accontento semplicemente del pensiero, signorino Killua. Non chiamarmi signorino. Chiamami solo Killua. Questo non posso farlo. Perché io sono una domestica e lei, signorino, è il mio padrone. E questo che significa? Non pensarci, diventiamo amici. Sono davvero desolata, signorino Killua. Io sono solo una domestica. Uffa.
Sono davvero desolata, signorino Killua. Il signorino Killua è venuto da me e mi ha parlato con tanta dolcezza. Però io gli ho detto una cosa spiacevole. Come devo fare? Guarda, è facile, non pensi? Tu sei molto diversa da Mike. Il tuo comportamento è solo apparenza. La verità è che tu nascondi i tuoi sentimenti. Quando viene pronunciato il nome di Killua. E quando tu dici signorino Killua, i tuoi occhi si addolciscono. Te lo chiedo per favore. Io te ne prego. Aiutate il signorino Killua. Aiutalo per favore. Sarà vero. Killua ha detto davvero che non può incontrarmi. Il prossimo episodio di Hunter x Hunter si intitola Killua, punizione e riunione. La famiglia di Killua è strana. オレンジ色した夕焼けみたいな優しさを知っているから午後夕焼け月明かりあっという間に